Allora, sì, in effetti c'erano due piccoli errori. Allora, un errore ovviamente qua è nella rappresentazione del numero. Radica a 3/2 più i mezzi non sta qua, ma sta qua. Quindi qua era pi greco sesti più 2k pi greco, ed era giusto. Pi greco sesti è l'arcoseno di un mezzo, quando facciamo pi greco. E quando ci mettiamo il meno, qua, prendiamo l'altra radice, otteniamo gli altri valori dell'arcoseno, cioè le altre soluzioni di seno uguale a un mezzo. Che quando è il seno uguale a un mezzo? A pi greco sesti e a 5 pi greco sesti. Vedete? Allora, poi l'altro errore dove stava? Stava nel fatto che io qua avevo detto che mi veniva col meno e poi qua probabilmente la stessa cosa. No, avevo sbagliato. Perché avevo sbagliato? Perché le relazioni le avevo scritte bene. Però quando io vado a scrivere seno di z, questa i la devo portare dall'altra parte, ma se la porto dall'altra parte diventa meno i. Quindi è meno i seno iperbolico di iz. Allora io cosa devo fare? Se da w voglio trovare z per fare l'arcoseno, devo moltiplicare w per i e ottengo seno iperbolico di z. Poi fare il seno iperbolico e poi dividere per i. Quindi quando moltiplico per i allora l'arcoseno iperbolico di z è questo. Allora io devo fare l'arcoseno iperbolico di iz, perché poi qua W qua si chiama z, e qua devo fare iz più radice di 1 meno z quadro, quindi si trova è i col più, e poi qua invece devo dividere per i e mi viene meno e si trova perfetto. Quindi era un errore che avevo fatto, un segno meno che avevo sbagliato qua, non quando avevo scritto le relazioni ma quando avevo portato. Quindi effettivamente le quattro, diciamo, le quattro funzioni immerse di arco, coseno, iperbolico, coseno, iperbolico, arco, coseno, arco, coseno sono queste qua. E come vedete rispettano quelle relazioni. Va bene. E vabbè, questo era un po', diciamo, scocciando, un esercizio da fare. Oh, se io adesso se voglio fare l'arco tangente iperbolica di z, questa deve essere un'estensione dell'arco tangente iperbolica di x, ma arco tangente iperbolica di x io dovevo, vabbè, se io faccio tangente iperbolica di x, questa è i alla x meno e alla meno x fratto e alla x più e alla meno x, e viene x. Se voglio invertire, qua è la x, lo chiamo t, ma qua c'ho t quadro meno 1 fratto t quadro più 1 uguale y, e quindi ho y per t quadro per 1 meno y uguale 1 più y. Quindi t quadro uguale 1 più y fratto 1 meno y, e quindi questo è alla 2x, quindi qua devo fare il logaritmo di questo e poi dividere per tutto. Quindi questo qua è uguale a 1/2 logaritmo di 1 più z fratto 1 meno y. Però
Ricordatevi che io quando faccio la tangente iperbolica di z, questo è uguale al coseno al seno iperbolico di z fratto coseno iperbolico z. Ma questo qua è uguale al coseno iperbolico di iz per il seno di iz per i. Allora vediamo un po'. Seno iperbolico di z, seno di z per meno i. Sto a fare lo stesso errore di prima. Seno iperbolico di z uguale a seno di z per meno i. Invece il coseno iperbolico di z, se vi ricordate, era uguale. Quindi questo è meno i tangente iperbolica, tangente normale di iz. Quindi io adesso, se voglio fare viceversa, se voglio fare la tangente di z, questo è uguale a seno di z fratto coseno di z, allora questo qua è uguale a meno i seno iperbolico di iz per coseno iperbolico di z. Allora se questo lo chiamo un doppio, allora io che devo fare? Devo prima moltiplicare il W per I e ottengo la tangente iperbolica di IZ, poi faccio l'arco tangente iperbolica e poi devo dividere per I. Quindi l'arco tangente di Z è uguale a 1 su 2I per il logaritmo di 1 più IZ fratto 1 meno IZ. Controlliamo. Giusto per essere sì, meno i mezzi, 1 su 2 è la stessa cosa, qua moltiplica tutto per i, fa i meno z fratto i più z, è la stessa cosa. Se volete potete anche scrivere meno i mezzi logaritmo di i meno z fratto i più z, però diciamo forse così sì. Ok, e quindi abbiamo fatto gli sviluppi in serie delle funzioni immerse, delle funzioni trigonometriche. Gli sviluppi in serie delle funzioni dirette per seno e coseno abbiamo fatti, per seno, coseno, seno iperbolico, coseno iperbolico, per tangente e tangente iperbolica è molto difficile da scrivere, ci sta, ma è, diciamo, non è per nulla elementare, quindi bisogna fare riferimento a funzioni speciali. Quindi, se vi ricordate anche lo sviluppo della tangente e della tangente iperbolica, ce l'avevamo fatta a mano per gli ordini bassi, non avevamo detto la formula. Ok, adesso cerchiamo di fare, cioè dovremmo avere un quarto d'ora, spero, sì, 17 minuti, allora andiamo a fare un po' di esercizi di integrale.
Allora, prendiamo, facciamo l'integrale esteso a gamma di z su z quadrato di z, prendiamo gamma, la semicirconferenza di raggio 1, mettiamo 1, percorsa immerso l'antiorario, in questo senso qua, e poi andiamo a farlo, a fare l'integrale, togliamo l'integrale chiudendo il circuito. Ok? Ok? Facciamo il raggio 3, va? No, facciamo laggiù. Non ci dovrebbe essere problema. Andiamo a vedere. Allora, come si fa? Devo fare l'integrale tra 0 e pi greco. Qual è la parametrizzazione di questa gamma? E alla it per t compreso tra 0 e pi greco, e alla 0 fa 1 e alla y fa meno 1, e stiamo sulla semicirconferenza. Quindi qua devo fare e alla it fratto e alla meno it, perché con il caso è e alla meno it. Per dz, chi è dz? È i e alla it del t. Più l'integrale da meno 1 a 1, che qua chi è la parametrizzazione? Gamma di t uguale t. E t che vale da meno 1 e t. Allora, z fa t, z coniugato fa t, t fratto t fa 1. Quando fa quindi questo integrale, qua mi viene i volte, questo e questo se ne va. Oh, vedete, se ci fosse stato solo z, se non c'era z coniugato, se ci fosse stato solo z, mi faceva i e alla 2it l'integrale, ok? Allora, i e alla 2it integrato faceva questo qua fratto 2it. Allora, questo e questo se ne andava. Quando lo vado a valutare, quando lo vado a valutare in vabbè, lo vediamo dopo. Intanto facciamo questo qua. Questo qua viene e alla it, perché devo integrare i per e alla it. Professore, ecco, lì non è meno 20. Dove? Qua? Perché la cosa? Infatti. Ah, sì, sì. Non dobbiamo semplificare. Non dobbiamo semplificare questo. Allora, qua abbiamo. E vabbè, bisogna fare. Si integrale fa 2. Allora, cominciamo a fare, intanto abbiamo il controllo, facciamo questo che deve fare 0. Perché deve fare 0?
perché è l'integrale di una funzione omomorfa lungo la curva. Ok. Non è se nel caso in cui sia. Io ho preso una serie di circonferenze. Chi va tra 0 e pi greco, non tra 0 e 2 pi greco. Non è chiusa. Quando ci metto un salto pezzo diventa chiusa. Ah, ok. Io ho aggiunto. Oh, però attenzione che qua, in questo caso, se c'è z non è t su t, ma è t. Quindi, allora qui ho i e alla 2t e i e alla 2 pt fratto 2 valutato da 0 pi greco più l'integrale di t, t è una funzione di dispo, integrale da meno 1 e 1 fa 0. Ok? Fatti 4 mezzi, valutati in 1, meno valutati meno 1. Ma anche questo fa 0, perché fa 0? Perché qua mi viene e alla 2y fa 1, e alla 0 fa 1, quindi questa funzione diventa periodica. Valutata in y, valutata in 0 fa la stessa cosa, quindi quando vado a fare la differenza mi fa 0. E quindi vedete che funziona. Però noi dobbiamo fare questo. No, se devo fare questo, allora ho. Allora, 1 fratto e alla 1 fratto 0 coniugato uguale a 0 sulla circonferenza. Se è uguale allora modulo di 0 quadro fratto 0 coniugato uguale a 0. Ma sulla circonferenza modulo di z fa 1, quindi qua c'ho e alla it e alla 3it del t, perché 3it? Vedi, e alla it c'è la della parametrizzazione 1 fratto e alla meno it, che è un altro e alla it, quindi fa e alla 2it, e poi c'è z che è i per e alla it, quindi viene i per e alla 3it più, abbiamo detto, l'integrale tra meno 1 e 1 di 1 in dt, perché z fa t, z coniugato fa t, z fratto z coniugato fa 1. Quindi stavolta mi viene i per e alla 3 i t fratto 3 i valutato tra 0 e t più 2, che l'integrale di 1 tra meno 1 e 1 fa 2. A questo punto qua mi viene un terzo anche prima forse c'era una i al denominatore ma tanto non cambiava niente prima che forse nell'esercizio prima qua ho dimenticato una i al denominatore ma tanto non cambiava niente perché che era sempre 0. Allora qua c'è un terzo di e alla 3 y greco e alla 2 y greco fa 1 e alla questo è come e alla y greco quindi viene meno 1 meno 1 più 2 quindi viene 2 meno 2 terzi quindi viene 4 terzi. Facciamo un altro. Facciamo un altro e basta perché c'ho che mi gira la testa. Allora.
Ma facciamo l'integrale su gamma di 1 su z coniugato in z. Allora, gamma chi è? Gamma deve congiungere i punti meno 1 più i e più 1, no, meno 1 meno i e più 1 meno i, quindi lo sto seguendo qua, e poi qua siamo, questo è il punto 1 meno i, questo punto sta a modulo radical 2, e allora qua ci metto un arco di circonferenza che va da qua a qua, ma faccio questo percorso qua. Allora, quindi io devo andare, devo fare gamma di t uguale a gamma è uguale a gamma 1 unita a gamma 2, ok? Cioè sono due curve. Gamma 1 di t chi è? Gamma 1 di t è uguale a meno t meno i, dove t varia tra meno 1 e 1. Perché vedete, se devo andare in questo verso qua, quando t vale meno 1, meno t vale 1, poi t sale verso, verso 1, e quindi quando arrivo a 1 arrivo a meno 1 meno 1. E chi è gamma 2 di t? Gamma 2 di t è uguale a radical 2 per e alla di t, dove t però stavolta varia tra quest'angolo, quant'è quest'angolo? È pi greco mezzi più pi greco quarti, stiamo parlando di 5 pi greco quarti, tra 5 e 7 pi greco quarti. Adesso andiamo a fare l'integrale di gamma 1. Come devo fare? Devo fare l'integrale tra meno 1 e 1, il verso di percorrenza è quello giusto. Poi devo fare gamma primo di t, chi è gamma primo di t? Meno gamma primo di t, che t è meno di t, fratto z coniugato, z è gamma di t, quindi z coniugato è meno t più i. Più devo fare l'integrale tra 5 pi greco quarti e 7 pi greco quarti di che cosa? Di radical 2. Allora, allora, innanzitutto devo fare gamma 2 primo di t, quindi radical 2 i e alla di t di t fratto gamma 2 di t coniugato, quindi radical 2 e alla meno t, quindi qua mi viene e i per e alla 2 t.
Ma questo è più facile da fare, che la 5 pi greco quarto, S pi greco quarto. Di che cosa? Di I e alla 2 di T uguale I per E alla 2 T fratto 2 I, questo si semplifica tra 7 pi greco quarti e 5 pi greco quarti, che mi fa E alla I 7 pi greco mezzi 7 pi greco mezzi come fosse 3 pi greco mezzi e siamo a meno i 5 pi greco mezzi è come se fosse pi greco mezzi e stiamo a i meno i dovrebbe fare meno 2, se ho fatto bene. Oh, quest'altro invece per farlo bisogna bisogna fare questa integrale con usando i logaritmi e però il logaritmo in senso complesso o comunque si può anche fare, io posso anche razionalizzare, quindi per fare due integrali, perché allora, se lo voglio fare con parte reale e parte immaginaria, posso allora 1 fratto meno t più i, come la posso scrivere? La posso scrivere come meno t meno i fratto, moltiplico per il coniugato, qua mi viene radice di t quadro t. Allora ti devi fare l'integrale di meno t fratto radice di t quadro più 1 tra meno 1 e 1, che è una funzione fisica di entità 0, e poi devo fare l'integrale tra meno 1 e 1 di meno i che fa fuori di 1 fratto la radice di t quadro più 1 in dt, questo se vi ricordate è tipo qualcosa che possiamo fare con l'arco coseno per fuori, l'arco coseno per fuori. E questo si fa. Comunque, come vedete, l'integrale non fa 0. Perché non fa 0? Perché in 0 non è divino. Allora, la curva è chiusa. Perché l'integrale non fa 0? Non è olomorfo. Perché non è olomorfo? E perché non è olomorfo? Perché se è olomorfa, anche se la comunicata è olomorfa. Però attenzione, che se io faccio, supponete di fare questo integrale di 1 su zeta coniugato su gamma in dz, e dove gamma è la circonferenza unitaria. Dove gamma è una circonferenza di raggio R. Ok? Allora, in questo caso neanche pi fa 0, perché ci sta il problema che vedremo poi. Ah no, se sta al denominatore questo qua pi fa 0. Perché? Andiamo a vedere. Allora, chi è? Allora devo fare integrale tra 0 e 2 pi. Ok? Poi, chi è z? Z è uguale r per e alla it. Quindi qua c'ho 1 fratto r per e alla it,
ci sarebbe L alla mini P sotto che diventa L al P sotto, invece 1 su R rimane così. Poi qua mi viene R, che sarà questo, per E alla IP del P, per I, quando derivo R per I per E alla IP del P, e quando vado ad integrare E alla 2T mi darà E alla 2T fratto una costante, E alla 2T calcolato da 0 per pi, che lei non fa 0, che è la funzione periodica. Ok? Di periodo addirittura pi greco, questo è pi greco, il nuovo periodo. E perché viene 0? Perché su quella circonferenza lì, quella funzione, pur non essendo l'omorfa, allora, ricordatevi quello che c'era scritto prima, cioè che z coniugale è uguale al modulo di z quadro fratto 0. Quindi, se il modulo di z è costante, cioè sulla circonferenza, questo era R quadro fratto 0. Allora 1 fratto z coniugato era uguale a 1 fratto R quadro per z. Quindi era uguale a una funzione omorfa, solo su questo. Allora l'integrale di due funzioni uguali deve essere uguale, ma l'integrale di una funzione omorfa con una curva chiusa deve fare 0. Quindi certe volte capita, può capitare che la funzione non è omorfa, ma se su quel cammino coincide con una funzione omorfa, e poi vedremo che la funzione omorfa non ha, diciamo, è definita su tutta la zona delimitata dal cammino, c'erano già buchi di dove non è definita, allora effettivamente in quel caso l'integrale fa 0. Ok? Va bene, per oggi possiamo